perché chiedere di fare la scorta di Paolo il giorno dopo la morte di Falcone significava votarsi alla morte. Eppure quei ragazzi, quei servitori dello Stato, quegli eroi, così come dobbiamo chiamarli, si erano messi lì in fila dietro la porta di Paolo per chiedergli di andare a morire. Questo è quello che volevo aggiungere a quanto Claudio e quanto ha detto Giulio di, rispetto a questo trovando, perché tanti purtroppo lo conoscono, tanti l'hanno soltanto come un senatore, ma non un senatore a vita come Andreotti, ma un senatore anche lui. E se questo è il nostro Parlamento, io credo che il nostro Parlamento bisogna completamente rovesciare. Il popolo di Palermo cacciò via dalla cattedrale di Palermo a calcio, a schiaffi, a pugni, a scudi gli avvoltoi che lì si erano presentati. Ed è quello che purtroppo succede da ciò fatto, succede che il nostro Parlamento è diventato una scusale di un calcio di massima sicurezza. È pieno di gente uccisa, di gente per cui è stata negata l'autorizzazione a procedere, gente condannata in attesa di giudizio, gente che ha ricevuto casa a sua insaputa, e questo è diventato il nostro Parlamento. E noi purtroppo dobbiamo accettare che tutto questo succeda grazie al fatto che ci hanno tolto anche il diritto di voto. Ci sono ragazzi che aspettano di avere 18 anni per andare a votare. Io dico ragazzi, non mi illudete, non potete votare. Potete andare in una campagna elettorale, non fare altro che mettere una cosa, non abbiamo compreso, ma cartella che in questa maniera si rimane la scelta che qualcun altro ha fatto per voi. E purtroppo, fino a quando? Stanno venendo alla luce dal sanopolo dei magistrati che alla procura di Palermo hanno detto siamo arrivati nell'anticamera della verità, così ha detto Imbroglio, siamo arrivati nell'anticamera della verità, abbiamo appena socchiuso la porta e abbiamo dato uno sguardo dall'altro lato e quello che abbiamo visto è uno scenario terribile, ma dicono, hanno detto, si fanno sempre più forte la resistenza per aprire la porta, e se quella porta si dovesse richiudere, allora la verità nel nostro paese non si potrà mai arrivare. Ecco, questo è quello che sta succedendo oggi davanti ai nostri occhi. Tutto quello che leggete sull'indignazione, sull'irritazione del criminale per gli attacchi che gli vengono portati, tutto questo non riguarda altro che i tentativi che qualcuno al vertice delle istituzioni sta facendo per richiudere quella porta. E se noi permetteremo che quella porta venga richiusa, la giustizia e la verità non si potranno mai avere nel nostro paese. E badate, fino a quando sarà così, succederà quello che è successo nel nostro paese. Da 20 anni noi viviamo in una repubblica le cui fondamenta sono incise di sangue. Senza le stragi del 92 e le stragi del 93, che furono la logica conseguenza di quella ignobile e scellerata trattativa, questa seconda repubblica non esisterebbe. Esiste un peccato originale sulla nascita della seconda repubblica, che sono le stragi del 92 e del 93. E del Marcello Dell'Utri, per chi non lo sapesse, voglio aggiungere questo. Io dico spesso, dico sempre, grido sempre, continuo a gridare in tutti i posti d'Italia dove vado, che mio fratello è stato ucciso
perché si è messo di traverso rispetto alla trattativa che c'è stata, il cui principale artefice, io ripeto, non è soltanto quei Mori, quel generale Mori, quelle donne che vengono processate a Palermo, ma è, ritengo, almeno il terminale istituzionale, così come l'hanno definito alcuni collaboratori di giustizia, come l'ha definito lo stesso Brusca, è proprio quel mancino che continua a negare pervicacemente di avere addirittura incontrato Paolo Borsellino. C'è stato un incontro al Viminale nel giorno dell'insediamento di Mancino tra Paolo Borsellino e Mancino, e io ritengo che in quell'occasione a Paolo Borsellino è stato detto che doveva fermare le sue indagini sull'assassinio di quello che era veramente suo fratello, Giovanni Falcone, perché non basta essere fratelli anagraficamente di Paolo Borsellino per essere veramente fratelli. Chi era veramente fratello di Paolo Borsellino era Giovanni Falcone, perché condividevano gli stessi sogni, condividevano le stesse lotte, le stesse battaglie. E nel momento in cui a Paolo è stato detto che doveva fermare le sue indagini perché lo Stato stava trattando con l'antistato, come credete che abbia potuto reagire Paolo? Come credete? Io ritengo che la reazione di mio Paolo sia stata così violenta, così totale, così assoluta, tanto ritengo da minacciare di rivelare quella trattativa all'opinione pubblica e addirittura di perseguirla come reato, perché di questo si tratta, di un reato che io ritengo che a quel punto non esisteva che una possibilità: eliminarlo, eliminare Paolo ed eliminarlo in fretta, e non soltanto eliminarlo ma fare sparire anche la sua gente, nel quale Paolo sicuramente tutte queste cose, tutte queste sue indagini, queste sue pensieri aveva annotato, ed è quello che è stato fatto. Paolo sarebbe stato ucciso dalla mafia, sicuramente. Uccidere Giovanni Falcone senza uccidere Paolo non sarebbe servito a niente, però non così presto, non solo dopo 57 giorni l'assassino di Falcone, non conveniva neanche alla mafia ucciderlo così presto. Lo disse i componenti della Cosca a Rina: ma perché così presto? E Rina rispose: dobbiamo farlo adesso perché lo dobbiamo a qualcuno. È per questo che mio fratello è stato eliminato, non permettendogli neppure, come aveva detto nel suo ultimo discorso pubblico al 25 di giugno alla Biblioteca Comunale di Palermo, lui disse di quella strage, la strage di Capaglia, l'assassino di Falcone: io sono un testimone e aspetto di essere chiamato dall'autorità giudiziaria, cioè dalla procura di Caltanissetta, per dire quello che so di quella strage, quello che ho scoperto di quella strage. Ecco, Paolo fu ucciso il 19 luglio del 92 anche per impedirgli di andare a testimoniare davanti a quella procura di Caltanissetta, che intanto più avanti avrebbe pensato a depistare l'assassino per la strage di Caltanissetta. Ma Dell'Utri è anche un'altra, ha anche un'altra responsabilità. Perché vedete, io parlo, quando parlo di trattativa, parlo di quella trattativa a cui Paolo si oppose, che fu avviata dalla pezzi dello Stato insieme con la criminalità organizzata per fermare quella che era la vendetta annunciata dalla mafia, che dopo Lima aveva nella lista per come prossime persone da eliminare ex ministri e personaggi come Mannino, come Vizzino, come Vizzini, come Andò. Questi erano i personaggi che erano nella lista dopo Lima. E allora fu avviata quella trattativa per impedire che questi personaggi cadessero sotto la vendetta della mafia. Mafia che voleva eliminarli perché non erano stati ai patti. Ma se non erano stati ai patti, vuol dire che questi patti c'erano stati. Che questi patti erano stati stretti per salvare la vita a persone che avevano stretto dei patti con la mafia, che poi la mafia ha ritenuto che non fossero stati rispettati, è stata sacrificata la vita di un magistrato, Paolo Borsellino, come Paolo Borsellino. E dopo questa trattativa, quindi avviata con i vecchi potenti,